Li chiamano gli incivili della sosta, i furbetti, spesso maleducati e strafottenti, che si approfittano dei disabili e occupano abusivamente gli stalli che sono loro riservati. Ne incontriamo a decine ogni giorno, nel cuore della città, a Rimini, ma anche nei centri commerciali. Lo fanno senza alcun ritegno, scaltri e determinati, senza comprendere la gravità di quel gesto. Una forma di inciviltà da tempo nel mirino della Polizia Municipale, obiettivo tutelare gli automobilisti più deboli, spesso indifesi. Nel corso del 2018 sono state 313 le sanzioni elevate nei confronti degli incivili del parcheggio, fanno sapere da Palazzo Garampi. Delle 313 sanzioni, ben 180 sono riferibili a quanto prescritto dall'articolo 158 del codice della strada, ovvero quando veicoli privi di permesso vengono sorpresi a sostare in spazi riservati ai disabili, mentre 155 sono riferibili a un uso improprio del permesso rilasciato dall'autorità competente. Un'azione costante nel tempo, rileva l'assessore alla sicurezza del comune di Rimini, Giamilza Degolvat, che non è solamente l'assolvimento di precise leggi, ma anche e soprattutto un segnale di attenzione forte e crescente di questa amministrazione a tutela dei cittadini, specie quelli che hanno necessità di maggior tutela. Un atto di civiltà per l'assessore Sadegolvat, nel rispetto di queste persone che proprio nelle difficoltà di mobilità trovano i maggiori ostacoli nella vita quotidiana, e allo stesso tempo un'azione di contrasto ai furbetti e prepotenti che proseguirà costante nel tempo con l'azione quotidiana dei nostri operatori della Polizia Municipale.